Tommaso Margari, è professore in Belle Arti ed è un grande esperto di Matteo Tafuri. Lui è nato e vissuto sempre a Soleto ed ha la grande fortuna di abitare a fianco alla casa di Matteo Tafuri. Quindi quale miglior vicino non è quello che, tra virgolette, non si fa i fatti suoi? Quindi Tommaso questa sera ci parlerà proprio del Matteo Tafuri, della teomagia, dell'astrologia, di tutto ciò che era l'input che dava a Matteo Tafuri quella scintilla per mostrare il proprio io. Passo la parola al professore e vi ringrazio ancora di essere qui. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Ringrazio l'Università Popolare di avermi invitato qua a parlare del mistero della Puglia Orsiniana e in particolare la teomagia riferita a Matteo Tafuri. Quindi io vengo da Soleto, un paese che ha una enorme tradizione magica alle spalle. Io 15 anni fa, quando feci una ricerca sulle tradizioni orali, andai a intervistare tantissima gente anziana che mi parlò un pochettino delle tradizioni magiche, quindi feci questa ricerca orale e gli anziani all'epoca dicevano: ah sì, in realtà c'è questa tradizione magica perché c'erano qui delle fattucchiere, delle macare che facevano piccoli riti di magia, diciamo spicciola, tipo il farmi innamorare la ragazza o la ragazza e tutte queste, diciamo, piccole qualità magiche. Qualche anziano si spingeva ancora più indietro nel tempo a dire: ma in realtà tutto deriva dal mago Matteo Tafuri del 1500, è stato lui che ha iniziato la vera tradizione magica storica. Ebbene, se si va a fare una ricerca storica si vede che la magia a Soleto era ancora antecedente il mago Tafuri, perché abbiamo testimonianze già nel 1422, quindi abbiamo testimonianze che in Soleto c'era una forte presenza magica ed esoterica. Quindi questa sera vogliamo andare a vedere e a partire dal Soleto medievale del 1397 per parlare del mistero della Puglia Orsiniana, in particolare della leggenda sulla Puglia. Oggi la vogliamo spiegare con, diciamo, le prerogative dell'antica magia. Quindi partiamo subito per questo viaggio. Adesso stiamo prendendo questo aereo ancora, dobbiamo decollare, quindi poi cercheremo un po' di decollare mettendo un po' di nozioni anche di magia. Partiamo subito. Allora, questa è la Puglia che trovate quando da Galatina arrivate a Soleto, che la trovate di fronte, che oggi è annessa alla chiesa di Santissima Assunta, ed è stata costruita da Raimondello del Bartolozzini, che la fece erigere quando Raimondello del Bartolozzini era conte di Soleto, conte di Lecce, quando ricevette il titolo di principe di Taranto. Per celebrare la sua magnificenza decise di costruire questa torre alta nel cielo che si spinge sino a 45 metri d'altezza. Ebbene, quindi dove poter osservare la propria contea. Però cosa accade? Raimondello del Bartolozzini muore e Maria Teresa, sua moglie, è costretta, diciamo, a risposarsi con il re che aveva dato il titolo di principe a Raimondello del Bartolozzini. Quindi si risposa, sfortuna volle che anche dopo 7 anni muore anche il re di Taranto, quindi rimane vedova 2 volte. Però riesce a far sposare il figlio Giovanni Antonio con una nobile donna, quindi a continuare il nome degli Orsini. Tenete conto che noi stiamo parlando di una delle famiglie più potenti, quindi del meridione d'Italia, non diciamo Allora, Giovanni Antonio del Bartolozzini finisce di costruire questa torre campanaria, la possiamo anche chiamare, perché nel 1600 ospitò le campane, poi le campane stavano compromettendo la struttura muraria e quindi furono eliminate dopo circa un secolo. Quindi Giovanni Antonio termina la costruzione della Puglia intorno al 1422, si parla dei primi decenni del 1400. Attenzione alle date, perché questa sera
ci serviranno. Questa è la storia. Andiamo a vedere un po' la leggenda, questa è l'epigrafe che si trova sulla torre. Secondo la leggenda, la Guglia di Soveto viene costruita dal mago Tafuri in una notte, perché il mago Tafuri aveva a disposizione le schede di demoni che in una notte riescono ad innalzarla. Cosa accade? Che il canto del gallo anticipa leggermente lo spuntare del sole, di conseguenza i demoni vengono pietrificati sulla torre, e sono quattro grifoni che però troviamo al primo palco della Guglia. Quindi in questa maniera il mago riuscì a costruirla, questa secondo la leggenda. Ma chi era Matteo Tafuri? Andiamo a vedere un po' di chi era Matteo Tafuri. Matteo Tafuri era conosciuto come un mago, certamente il popolo, non conoscendo nulla della vera magia, in qualche modo affibbia sempre a chi si occupa di queste cose il fatto di essere necromante, quindi evocatore degli spiriti e quant'altro. In realtà Matteo Tafuri era un filosofo, era un alchimista, un astrologo e anche un medico, si interessò di scienze naturali, si formò al circolo esoterico della Porta a Napoli, tanto è vero che subito di lui si disse che riusciva a interpretare la mente di Tolomeo in maniera eccelsa. Insegnò nelle principali università di Europa, in Francia, in Spagna, quindi in qualche modo era davvero una mente eccelsa. Tenete conto che i duchi, gli imperatori che qui passavano a Soveto erano crocevia di popoli, quindi la gente che passava qui a Soveto si fermava a salutare questa grandissima personalità. È stato inquisito dall'Inquisizione nel 1569 e poi scarcerato per intercessione dello stesso Papa. Quindi conosciamo tanto dell'uomo Tafuri. Conosciamo tanto però da un punto di vista di quello che fece all'esterno, perché, come dice lo stesso Luigi Magni, l'uomo Tafuri è quasi sconosciuto. Sembrerebbe, ma non è così, che tutta la sua vita sia stata vissuta sull'onda di grandi eventi. Ma non è così, perché la sua vita in realtà è avvolta dal silenzio, cioè la sua personalità ancora non era conosciuta. E dico non era conosciuta perché? Perché ad un certo punto io mi sono detto: ma noi possiamo conoscere la tua personalità? E come facciamo? Ebbene, se allo psicologo serve che la persona gli stia accanto, perché e quindi che gli racconti la sua storia, a noi astrologi serve soltanto, noi cerchiamo sempre delle scorciatoie per arrivare a delle cose, quindi in qualche modo ci servono soltanto tre dati, che è luogo di nascita, data, quindi luogo di nascita, data di nascita e ora di nascita. Con due dati, anche senza loro ce la facciamo, ma con tre abbiamo la fotografia perfetta di un individuo. Perché allora non andare a indagare la personalità, se noi con i metodi astrologici possiamo farlo? Ebbene, piccola parentesi, oggi erigere una carta natale, la carta natale cos'è? È la fotografia del cielo per come si presenta la nascita di un individuo. Quindi l'individuo toglie il primo respiro, emana il primo respiro, vai a vedere come stanno i pianeti nel cielo e ti daranno tutte le informazioni riguardo non solo la personalità totale dell'individuo, ma anche i problemi che avrà, tutte le energie che ci saranno in circolo interno, le sue potenzialità, lo stato di salute, il rapporto con la famiglia, con la professione, insomma un sacco di cose. Questo alla fine vedremo quindi che è un'operazione scientifica, perché oggi nella fisica moderna ci dice che questa cosa è possibile farla. Quindi, allora, io non si conosceva l'uomo Tafuri, ho scritto questo libro dove analizzo nei minimi particolari la personalità di Matteo Tafuri, tutti i suoi periodi anche più cupi, tutte le sue gioie, i suoi dolori, e oggi vogliamo estrarre dalla sua carta di nascita soltanto i dati che oggi ci servono poi per il discorso che stiamo venendo a fare. Quindi questa è la carta natale di Matteo Tafuri. Sembrerebbe, per chi non lo conosce, un grafico difficile, però in realtà ve lo posso spiegare semplicemente dicendo che la linea di orizzonte, la linea che divide
divide in due la circonferenza e la linea di orizzonte, quindi sopra abbiamo i disegni zodiacali che noi vediamo nel cielo, sotto ovviamente quelli che stanno sottoterra, quindi che noi non vediamo. Guardate quanti pianeti ha Matteo da Furi sopra l'orizzonte. Questo ci dice che Matteo da Furi era una persona molto estroversa, molto centrata sulla realtà materiale e spazio al massimo nella vita. Il sole è il leone, quindi pieno di coraggio, di forza di animo. Poi abbiamo, guardate, l'ascendente in Sagittario, ancora in un segno di fuoco, quindi attivo, espanso al massimo tra la gente, sempre attraverso i viaggi, le speculazioni filosofiche. E nell'ascendente troviamo il Nettuno retrogrado. Il Nettuno retrogrado indica una personalità molto intuitiva, una mente rivolta verso l'interno, quindi anche una mente adatta al mondo della magia, perché tutto ciò che sta all'interno. La Luna si trova alla diciottesima casa, quindi ci mostra un Matteo piacevolmente a contatto con l'aristocrazia di tutto il mondo. Ebbene, vi sto descrivendo ancora un Matteo da Furi, diciamo estroverso, centrato sulla realtà esterna, sulla vita materiale, espanso con i viaggi da una parte all'altra. E allora, dove possiamo vincere il Matteo da Furi interno, negromante? Beh, in realtà ci sarebbe un elemento che è il Sole, l'ottava casa, che potrebbe indicare questa attitudine. Però questa sera io sconfesso in maniera assolutamente certa la non appartenenza di Matteo da Furi al suo essere negromante. Perché? Perché è vero che il Sole, che rappresenta la propria individualità, il proprio io, sta nell'ottava casa, che è la casa dell'occulto, del mistero, la casa di se stessi. Però questo Sole è un Sole leonino, è il Sole di agosto, e il Sole di agosto cosa fa? Ci andiamo tutto il mare quando è agosto, quindi è un Sole, una personalità che porta all'esterno la direzione dell'energia. Non è un'energia che va dall'alto verso il basso, ma va dal basso verso l'alto. Quindi se Matteo da Furi si è rivolto al mondo interiore, questo è avvenuto soltanto per portare il mondo interiore all'esterno. Guardate bene che questo dato poi ci tornerà utile per il discorso che faremo. Il suo essere non negromante, quindi assolutamente estraneo alla vocazione degli spiriti, a tutti quei rituali di magia cerimoniale, ce lo conferma anche un padre, il padre Agostiniano, nel 1774, un testo che viene scritto da questo padre, che è la critica proposta, dove egli sconfessa, come ho fatto io con il metodo astrologico, la parte inizia di Matteo da Furi nelle promezie. Quindi abbiamo anche un dato storico e si evince che dalla lettura di questo testo, che comunque padre Stanislao conosceva il da Furi e conosceva tutte le opere, quindi non è che se l'è inventato dalla mattina alla sera, oppure avesse dovuto fare qualche, diciamo, qualche atteggiamento di difesa, ma in realtà padre Stanislao, conoscendo le opere, ha escluso in maniera totale la sua appartenenza. Quindi il dato astrologico in qualche modo viene a essere confermato dalla storia. Andiamo avanti. Qualcosa non torna. Perché? Perché la Puglia viene costruita a partire dal 1397, come abbiamo detto. Matteo da Furi nasce un secolo dopo. E la leggenda sulla costruzione della Puglia nasce nel 1500. Quindi come mai nasce nel 1500 la leggenda della costruzione della Puglia? Allora, questo è il mistero che noi vogliamo in qualche modo andare a spiegare questa sera con i metodi della magia. Perché? Perché a livello storico in qualche modo ancora non è spiegato perché in realtà sorge questa leggenda. C'è qualche storico ha proposto l'ipotesi secondo la quale la Puglia che cosa rappresentava? Beh, tenete conto che Raimondo degli Orsini combatte per il papato. Urbano VI gli dà un titolo onorifico, quindi si fa portavoce del culto latino, mentre il contesto storico degli anni della costruzione della Puglia, in quel contesto storico c'era una fitta rete di chiese greche per
cui si è detto che anche il clero greco poteva in qualche modo fomentare il fatto che il popolo, per cui per far vedere la Puglia come una costruzione demoniaca. In realtà questa ipotesi in qualche modo non è stata troppo soddisfacente. Perché? Perché furono fatte delle scoperte. Quali furono queste scoperte? Queste scoperte furono il fatto di trovare degli stemmi del balzo Orsini su delle chiese greche. Com'è che si trova lo stemma degli Orsini su delle chiese greche? Se la famiglia Ramondello era portavoce del culto latino, voleva dire che gli stessi del balzo Orsini avevano costruito queste chiese. Per cui Luigi Magno dice: il principe in piena autonomia tiene conto della complessità culturale della contea di Soleto e con questa realtà si misurò. Quindi non si poteva dall'oggi al domani sostituire il culto latino, un po' come è accaduto nei primi secoli del cristianesimo. Cosa fa il cristianesimo per innestarsi? Il cristianesimo cambia soltanto i nomi, quindi il culto di Mitra diviene il culto di Gesù Cristo, e entrambi dei sonari, il culto dei lari romani diviene il culto dei santi, basta cambiare nome le cose. Quindi lo stesso fece in qualche modo la politica di Leone degli Orsini: si cerca di innestarsi nel tessuto dei greci, di questa forte rete di chiese greche, man mano. Quindi, come dice Magni, andrebbe dunque ridimensionato l'impatto della Puglia come strumento di latinizzazione imposto dalla strategia romana papale. E allora, vogliamo questa sera, visto che la storia un pochettino ci abbiamo un deficit, vedere, al di là del perché e del come è nata la leggenda, perché questa leggenda è attecchita e come ha fatto a funzionare. Per spiegarvi questa cosa, io devo in qualche modo lasciare per un attimo il discorso sulla Puglia e prendere un libro, che è questo, che è il romanzo ispirato a Trafuri. Quando noi viviamo la nostra vita, questa vita si scrive in quello che i maghi antichi chiamavano luce astrale. Cos'è la luce astrale? Noi viviamo immersi in questo grande campo, questo etere, come viene chiamato, che non è vuoto. Attenzione, i fisici dicono che ci abbiamo un sacco di materia oscura, ma oscura perché non la vedono. Però chi è addentrato nel mondo dell'occulto la percepisce, riesce a proiettarla questa energia, riesce ad assorbirla, e alla base di tutti i rituali magici che si fanno in determinate situazioni. Quindi noi viviamo in questo grande campo, in questo etere. Per cui quando la nostra vita viene vissuta, viene scritta in questo grande campo. Vi faccio un esempio semplicissimo per spiegarlo, che è l'esempio del DVD. Voi prendete un DVD, ma immaginate che avete masterizzato un film. Ebbene, quel film voi lo avete sul DVD. Se lo guardate da fuori, il DVD, il film sta tutto là. Quindi uno cresce, si sposa, muore, sta tutti là, gli eventi sono tutti copresenti in un unico istante, come nel grande campo. Perché a livello superiore, a livello animico, astrale, non esiste il tempo, non esiste lo spazio, non esiste l'energia, ma tutto è copresente, accade in un unico punto. Però quando voi inserite il DVD nel lettore DVD, cosa fa il lettore? Legge un dato una volta, in sequenza. Ebbene, il nostro cervello legge i dati che stanno in questo grande campo in maniera, sul rotone di Planck, dicono i fisici, in maniera sequenziale, cioè un dato alla volta. Quindi questo dà l'idea del tempo. E allora, quindi, quando noi viviamo la nostra vita, ci immergiamo nel mondo denso della materia, e quindi è come se ci immergessimo nella linea temporale, che poi non è una linea temporale, ma in realtà l'energia, il tempo circolare. Quindi, in qualche modo, in questo grande campo, tutto è copresente, è come la radio. Quando noi, cosa facciamo? In questo momento ci stanno passando tantissime frequenze, ma noi non le sentiamo. Quando noi prendiamo, accendiamo la radio, giriamo la manopola su una certa frequenza, a quel punto, sulla nostra frequenza, sulla frequenza che vogliamo sentire Mozart, e beh, accendiamo la radio, certo oggigiorno Mozart è difficile
sentire la radio è più difficile, è più facile ascoltare Vasco Rossi, però ecco, se ci piace Vasco Rossi, giriamo sulla frequenza di Vasco Rossi e ci connettiamo con Vasco Rossi, cioè con quelle frequenze. Quindi in questo grande campo, quando io dico che io mi sono collegato con il campo che è Delta Puri, vuol dire che arrivando alla stessa frequenza, poiché avevo fatto gli stessi studi Delta Puri, esoterici, astrologici, e arrivando quindi alla stessa frequenza del Tafuri, vivendo in quel posto dove ancora c'è scritta, proprio perché ancora la sua abitazione sta là, e attenzione, questa è una cosa bella, non è che l'abitazione sta lì perché ancora sta lì, ma la sua abitazione sta lì perché ancora a livello superiore esiste un campo di frequenza che sta emanando e quindi sta resistendo. Quando questo campo di frequenza non ci sarà più, vorrà dire che noi saremo andati oltre il Tafuri, non ce lo ricorderemo più, allora neanche la sua casa ci sarà più, e non viceversa, come potrebbe apparire. Quindi, in qualche modo, io ho scritto questo romanzo in questa maniera. Perché vi dico questo? Perché subito dopo che io finisco di scrivere questo romanzo, mi viene in mente la teomagia. E vediamo, quindi, con la teomagia, cosa c'entra con Matteo Tafuri. Ma vuoi che Matteo Tafuri aveva in mente una magia divina da portare verso la gente? E di questa sensazione, poi, diciamo, collegandomi con i piani superiori intendo i piani dello spirito, dove nel grande campo di cui abbiamo parlato prima, dove ci stanno i piani della nostra coscienza interiore, dove ci stanno le risposte a tutte le domande ormai, quindi questa cosa per me è una certezza, però oggi bisogna dare anche qualche spiegazione per il lobo sinistro del cervello, che vuole sempre qualcosa anche nella sua parte. Quindi, per cosa può avvalorare questa ipotesi? Beh, prima di tutto l'analisi astrologica, perché cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il sole che scende nelle profondità di Matteo Tafuri è un sole che porta tutto il mondo interiore al Tafuri, quindi l'animo è un animo gentile quello di Matteo Tafuri, aveva l'ascendente in Sagittario con quel Nettuno retrogrado, se vi ricordate, quindi era espanso tra la gente in maniera molto gentile, quindi non poteva Matteo Tafuri chiudersi in un tempio a fare chissà quale rituale magico e tenere tutto nel mondo di se stesso chiuso a fare chissà quale cosa. Quindi l'ipotesi che Matteo Tafuri avesse voluto nelle sue opere portare all'esterno, tra la gente soprattutto, la magia, come sto facendo io con la teomagia, questa cosa quindi da un punto di vista astrologico trova la conferma. E da un punto di vista storico possiamo trovare qualche dato? Beh, le sue opere, in qualche modo. Matteo Tafuri ha scritto tante opere, un sacco di opere, però queste opere furono gettate dalla madre di Matteo Tafuri nel cimitero, perché, come dice il Marenzo, ritenute eterodosse pericolose. Perché queste opere furono ritenute pericolose? Beh, c'è soltanto un caso che rende qualcosa un pericoloso, quando qualcosa dà fastidio al potere. E quindi sicuramente le opere del Tafuri danno fastidio a qualcuno. Per cui l'ipotesi che Matteo Tafuri avesse voluto trasferire la magia, avesse voluto portare le conoscenze magiche all'esterno, al grande pubblico e alla gente, questa consapevolezza è molto, ma molto probabile. Andiamo avanti. Quindi, vediamo ora quel dato per bene che ci permette di analizzare il mistero della leggenda di Matteo Tafuri per vedere in qualche modo di spiegarlo con i dettami magici. Attraverso questo siamo arrivati finalmente a poter dare una spiegazione al perché della leggenda, perché nasce la leggenda. Allora, cosa accade? La Puglia era costruita nel 1397. Quando la Puglia, tenete conto che prima del 1323,
Soletto era definito un casale, cioè non aveva cinta muraria, quindi erano delle case dove gli abitanti di Soletto medievali vivevano in delle piccole case di terra e pietra. Voi vi immaginate una torre alta nel cielo a 45 metri, che impatto ha avuto su questo, sulla popolazione di 1000 abitanti soletana? Beh, ha ragione Luigi Manni a dire guardate che l'impatto della Puglia sul popolo soletano è stato come l'impatto della Torre Eiffel sui francesi. Quindi cosa accade? Che era logico che i soletani, già inseriti in una mentalità magica, in una mentalità popolare esoterica, affibbiassero quindi la costruzione della Puglia ai demoni, a forze magiche. E cosa accade? Quando nasce Matteo da Furi viene conosciuto come mago, al di là del perché e del chi è, da chi è partita questa leggenda, la leggenda è potuta attecchire solo perché l'evento andava in risonanza con quello che c'era 1000 anni prima. Ma a livello superiore, abbiamo detto che non c'era il tempo, a livello superiore stavano tutti e due in quello stesso tempo, perché era come se noi guardiamo il DVD da fuori. Quindi gli eventi sono vicini o lontani? Quando un evento si può dire vicino o lontano? Beh, io sto qui, se devo fare qualche passo devo avvicinarmi alla persona, ma questo nel mondo della materia densa, cioè immaginate di prendere due cubetti di ghiaccio e di metterli nella vaschetta. Cosa c'è? Quando la materia è densa, il ghiaccio, c'è una distanza tra i due cubetti, però quando i cubetti di ghiaccio si sciolgono, e dove sta la distanza? L'acqua è ovunque. Quindi a livello superiore, a livello astrale, non esiste qualcosa diventa vicina e vicina quando segue quella che in teologia si chiama legge dell'analogia. Questa legge non è altro che la legge secondo la quale due cose sono vicine se vanno in fase, possiamo dire, se sono simili. Ecco, io ho la camicia bianca, se qualcun altro di voi avesse la camicia bianca, questo già sarebbe una prima cosa simile, quindi già quell'elemento è simile, quindi è vicino. E se per voi, ad esempio, voi siete diacale e avete il partner che è dello stesso segno, beh, c'è un'enorme vicinanza, perché avete la stessa personalità. Quindi due cose si definiscono vicine in magia non perché sono, come le intendiamo noi nel mondo della materia, vicine e si trovano qui, ma quando sono simili. Quindi questi tre eventi sono vicini, ecco perché nasce la leggenda. Io vorrei concludere davvero con l'ultima slide, mi diverto a fare queste cose. 1397, la somma cabalistica nell'ambito della numerologia sacra. Se andiamo a fare la somma cabalistica del 1397 abbiamo il 2, del 1492 abbiamo il 7, del 2017 abbiamo l'1. Siamo partiti dal 2, da un potere materiale che agisce nel mondo con la forza, e questo la Puglia è un esempio, ad una perfezione che ha dato Matteo da Furi qui a Soletto. Siamo arrivati all'uno, che non è altro che l'unità divina. Ebbene, con l'unità divina io questa sera voglio lasciarvi e darvi l'idea che attraverso la consapevolezza magica della teologia si può in qualche modo crearsi la propria realtà felice. Grazie.